Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Oggi il Movimento ha deciso di organizzare questa iniziativa in tutta la Regione Lazio. Siete stati, come dire, con un effetto sorpresa a controllare le attività dei pronto soccorso dei maggiori ospedali laziali. Tu ti sei recata al Dono Svizzero a Formia. Ci vuoi spiegare anzitutto di che iniziativa stiamo parlando? Sì, noi oggi abbiamo deciso, su sollecitazione dei cittadini, di portare avanti un giro di visite ispettive all'interno dei pronto soccorsi di tutta la Regione Lazio. Per quanto mi riguarda, sono stata nel presidio centro di Terracina e Formia e a sud della provincia, quindi qui al Dono Svizzero di Formia. Siamo venuti con un protocollo molto chiaro per conoscere qual è la situazione dei pronto soccorsi, qual è la pianta organica, com'è sviluppato il tipo di assistenza, i tempi di attesa, i tempi di degenza all'interno del pronto soccorso. Abbiamo parlato con i primari dei pronto soccorsi, in alcuni casi con i direttori sanitari, che devo dire si sono tutti ben disposti, messi a disposizione appunto dei consiglieri che, pur avendo un potere ispettivo, quindi giustamente si sono messi a disposizione, ma hanno comunque collaborato e hanno in più detto la loro su quelle che potevano essere le migliorie da apportare al sistema sanitario pubblico all'interno della Regione Lazio. Ecco, quali sono stati i risultati? Cioè, che cosa hai potuto notare e soprattutto adesso a cosa serviranno questi dati? Allora, sì, sicuramente la criticità che è affiorata in tutti i presidi dove siamo stati oggi è la mancanza di organico del personale medico. Insomma, diciamo che i medici sono obbligati a turni massacranti e non riescono quasi sempre a prendere le ferie, anche le malattie diventano un problema perché non hanno il collega che li sostituisce e quindi molto spesso questo inficia anche la qualità degli interventi che fa lo stesso medico. Per quanto riguarda i dati, noi adesso li raccoglieremo perché naturalmente ci rendiamo conto che i dati degli ospedali di provincia non saranno gli stessi dei dati degli ospedali di Roma, capitale, delle città più grandi, e faremo la nostra proposta, pubblicheremo questi dati. Ricordiamo che l'iniziativa è nata su sollecitazione dei cittadini, perché comunque noi siamo chi sta più vicino al territorio e i pronti soccorsi sono il margine che c'è tra la cittadinanza e la sanità. Molto spesso i cittadini si lamentano dei tempi di attesa, si lamentano della qualità delle prestazioni e noi adesso siamo andati a vedere con mano, a toccare se effettivamente queste lamentele sono motivate o no. Siamo certi che da parte dei medici si dia una buona volontà, se non altro per il tipo di lavoro che queste persone fanno, ma siamo comunque concordi sul fatto che la carenza di personale, la carenza di strutture, la carenza di posti letto rende sicuramente i cittadini più attenti a una critica piuttosto che a un elogio della sanità pubblica. Senti, un'ultima cosa, tu sei stata al Dono Svizzero, che dovrebbe essere oggetto, secondo una serie di indiscrezioni, di un ampliamento insieme all'ex pastificio Paone in luogo di questo fantomatico policlinico del Golfo, del quale si parla da tempo ma non è mai accaduto nulla. Tu, siedendo in consiglio regionale, sei a conoscenza dello stato dell'arte di questo fantomatico policlinico? Se ne parla? Ci puoi dire qualcosa in più? Allora, intanto diciamo che, come tutti sappiamo, la sanità nel Lazio è commissariata, che il presidente Zingaretti ha tenuto per sé il ruolo di commissario ad acta. Quello che tu dici è sicuramente quello che risulta dal vociare delle varie promesse politiche che sono state fatte durante questa campagna elettorale. Ti dico che ufficialmente non ci sono né delibere del presidente né delibere del commissario che evincano un qualche progetto in questo senso. Adesso non so se Zingaretti nei vari tagli di nastro va a promettere cose di questo tipo, ma ufficialmente non c'è alcun atto a provare questa sua intenzione.